Ciao ragazzi, ciao bambini, ciao a tutti. Nuovo video Sbabam in collaborazione. Chiedo scusa all'azienda per il ritardo, ma è arrivata Baby Ale, quindi insomma sono stata un pochino incasinata, indaffarata, ospedale, insomma queste cose qua. Però insomma ora tutto ok, quindi ripartiamo con le collaborazioni, con questa azienda che sapete già che adoro perché sono gentilissimi, mi mandano delle cosine da farvi vedere. E stavolta ce n'è veramente per ogni gusto, ragazze. Ho una scatolina da mostrarvi che mi era arrivata addirittura prima di partorire, l'ultima settimana di gravidanza praticamente, solo che già stavo male e quindi non sono riuscita a girarvi il video. È molto molto interessante perché ci sono dei prodottini per creare che io adoro. Federico impazzirà e secondo me anche i vostri bimbi, nipoti, amici, insomma. C'è da divertirsi. E poi mi è arrivato un pacco qualche giorno fa che aprirò insieme a voi dopo. Allora, intanto vi faccio vedere queste scatoline qua. Allora, sono delle novità, le trovate già in edicola a 3,99 euro e sono i Softie Slime Crea Edition. Sono veramente veramente carini perché già la valigetta, parliamone ragazze, perché la valigetta è qualcosa di carinissimo. Ci sono un sacco di colori e ogni scatolina ha due nuovi tools e un sacco di decorazioni, quindi insomma trovate tutto il set per creare all'interno di queste scatoline. Io vado ad aprirne una insieme a voi. Allora, ha praticamente due livelli. Il primo sopra ha appunto la polverina, per esempio per glitter, queste cosine qua. Poi abbiamo degli attrezzini per creare, quindi in questo caso c'è questo qui, il coltellino. E poi vabbè, le istruzioni, insomma tutto quanto, e poi c'è un sottolivello dove dentro ci sono le due paste per creare. Voilà, io penso che ne aprirò una insieme a voi e poi le altre vi faccio vedere soltanto i colori. Allora, andiamo ad aprire questa, per esempio. Profumano tantissimo, ragazzi. Sento il profumo fino qui. Con la confezione chiusa. Allora, una. Buonissimo, profumano tantissimo. Adesso leggiamo anche le istruzioni insieme. Vabbè. No, ragazze, qualcosa di particolare. Perché è leggero come... Come il polistirolo, non so se avete presente, ma è morbido. Cioè, è spettacolare. Bellissimo. Spero mi vediate bene perché sono un po' controluce. Ragazze, sono bellissime. La sensazione è veramente spettacolare perché è più leggero del Pongo, ma è super super morbido. Ma comunque la forma rimane, cioè nonostante sia così soffice, mantiene la forma che fate. Ecco alcuni esempi di lavoretti che possiamo realizzare assieme con Softie Melmito Slime Crea. Vi mette gli esempi di quello che potete creare, tipo questo pasticcino. Questi qua sono facilissimi, posso provarci anch'io. Non mi perdo troppo perché abbiamo tante cose da vedere. Però facendo un salsicciotto. Però assomiglia molto a un dolcino, guardate, carino. E poi si possono anche mischiare insieme, fare una pasta mista, guardate. Insomma, si può fare veramente di tutto. Quindi molto molto carini. E poi qui dentro ci sono i glitter
che evito di aprire perché potrei fare danni. Poi vi faccio vedere tutte le altre colorazioni, in più vi faccio vedere anche il giornalino, che sapete che io adoro perché Federico lo adora, di conseguenza lo adoro anch'io, perché ci sono un sacco di giochini all'interno, quindi ricordatevi di prendere il giornalino in edicola, che è insieme appunto incluso con il Softie, il Mito Creedition. Poi c'è la confezione Lilla, che all'interno ha sempre i soliti attrezzini, coltellino, e qui per esempio ce n'è uno diverso. Ogni confezione contiene degli accessori diversi, quindi si possono collezionare. Qua di nuovo i glitter. E poi sotto abbiamo ovviamente due colori diversi, blu e fucsia in questo caso. Poi ce n'è una azzurra, lilla. Poi abbiamo questa azzurra, dove all'interno ci sono queste palline tutte colorate, guardate che belle. Un altro attrezzino simile all'altro e un altro coltellino. Ovviamente i glitter saranno diversi per ogni colore della box. Poi rosa. Anche qui glitter sempre diversi, attrezzino e coltellino. E all'interno abbiamo questi colori qua. Ultima, la blu, dove all'interno ci sono di nuovo le palline colorate, il coltellino con l'attrezzino a punta e il coltellino normale, e rosso e azzurro. Quindi queste sono le colorazioni che mi ha mandato Sbabam, che ringrazio tantissimo, e mi divertirò sicuramente con Fede a fare qualche creazione. Vi metterò magari qualche stories su Instagram. Se non mi seguite su Instagram, seguitemi, vi lascio qui sotto il mio nome. E poi passiamo a quest'altra scatola. Curiosissima di aprire questa scatola, vado a prendere le forbici. Allora, vado ad aprire insieme a voi questo pacco. Allora, andiamo a vedere cosa contiene questa scatolina Sbabam. Ci sono le sirenelle, anche queste le potete trovare già in edicola a 5,99 euro, e sono carinissime per le bambine, infatti sicuramente le terrò da parte per la piccola Alessandra. E la coda brilla al buio, davvero carine, guardate. La coda brilla al buio, ha la sua spazzolina. E ce ne sono diverse, adesso ve le mostro tutte. Ovviamente c'è sempre la rivistina insieme con tutti i vari giochini. E abbiamo questa qui con i capelli fucsia e la coda fucsia con la sua spazzolina. Queste sono le sirenelle della notte, perché appunto brillano al buio. Sono veramente carine e ci sono tutte queste che vedete dietro. Quindi c'è Electra, Aries, Cassiopea, Dabbi, Lira, Fenice e Andromeda. Veramente carine. Sono tutte carinissime. Andromeda dovrebbe essere questa qui perché ha la coroncina, quindi Andromeda. Poi mi hanno mandato questa qui con i capelli blu, la coda blu e la spazzolina, e questa qui è Lira. Sì, Lira, carinissime. Sono tentata di aprirne una. Poi questa qui con i capelli arancioni
è la coda arancione, questa qua è Fenice, fatta così. E poi c'è questa qui con i capelli turchese, sempre con la sua spazzolina, e questa qui è Dabby, che sarebbe questa. Dabby. E queste sono le 7 sirenelle, io ne ho 4 e sono veramente simpaticissime, carinissime soprattutto per le bambine. Poi mi sono arrivati anche i frizzi, che anche questi hanno il loro giornaletto, mini book con l'igloo, un frizzly e la carta d'identità a 3,99 euro, sempre col giornaletto. E di questi qua vedete che c'è l'igloo, che carino. Questi qua ve li vado a far vedere perché sono, non sono visibili, sono chiusi. E arrivano dei poli e sono dolcissimi i frizzly. Frizzy, non frizzly. Andiamo ad aprirne uno, che carino, a forma di glu, molto molto originale. Ed ecco qua, che carino! Allora, qua ho trovato il pinguino, accarezza il mio cuore e scopri se sono un maschietto o una femminuccia. No, vabbè, sono curiosissima. Accarezza il mio cuore. E come? Non capisco. Ragazze, sfregando il cuoricino diventa o rosa o azzurro, e infatti è una femminuccia, è diventato rosa. No vabbè, sono carinissimi, e poi torna com'era. No vabbè, spettacolare. Poi guardate gli occhi, sono bellissimi, veramente veramente bello. Questi sono i frizzly con la loro carta d'identità. Io ho trovato, siamo due gemellini, due cucciolotti di pinguino molto buffi, abitiamo tutti vicini vicini in un bellissimo igloo di ghiaccio. Qua ovviamente ci sono tutti i personaggi, eccoli qua, spero si vedano bene. E io ho trovato Sally, perché è femminuccia. Se era maschietto era Pepe. Carinissima sta cosa, che devi sfregare il cuoricino, ragazze. Ad aprire questo qui. Oddio, dolcissimo. Guardate che carino. Allora, questo qui è... Siamo due gemellini, due cucciolotti di coniglio molto simpatici, abitiamo nella tana più calda e accogliente dei boschi innevati. Vediamo un po' se è un maschietto o una femminuccia. Questi sono veramente carini, ragazzi, sono fatti veramente molto molto bene. E secondo me da collezionare e anche da decorare una cameretta, sono veramente graziosi. Poi sono belli pesanti, cioè sono proprio corposi. Sono belli, ben fatti, e il cuoricino da sfregare in un posto un po' infelice, ma vediamo un po', è azzurro, è in un punto un po' difficile da sfregare, però vedete che è diventato azzurra la punta, quindi è un maschietto, e quindi è il coniglio Giulio, credo, sì. E il coniglio Giulio, vedete qua vi mette le due opzioni, se è maschio e se è femmina, e avete tutta la loro carta d'identità con tutti i loro dati, come si chiamano, quando sono nati, amico del cuore, colore preferito e cosa gli piace, quindi c'è scritto tutto, tutto tutto del personaggio. Adesso dobbiamo aprirli tutti ovviamente, eh già. Poi c'è, vediamo questo qui,
questo porta fortuna proprio, un gufo bellissimo, io adoro i gufi, ragazze, portano tanta fortuna i gufi, più o meno così mi hanno detto. Vediamo, guardate che occhi, occhi dorati praticamente, bellissimo questo. Allora, sfreghiamo insieme il cuoricino. Vediamo cosa diventa. Sfreghiamo, 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 sfreghiamo. Oh, maschietto! E guardate, adesso torna normale. Vedete che si scurisce di nuovo. Vedete? Torna subito scuro. Cioè, una vera e propria magia. Troppo carino. È tornato viola, veramente bello. Questo qui è, siamo due gemellini, due cucciolotti di gufo molto paffuti e carini, abitiamo in una piccola nicchia tra i rami di un magico albero, ed è Artù, veramente veramente bello. Il gufo credo sarà il mio preferito, proprio proprio bello. Poi ce ne sono ancora due. Questa è una foca, credo. Aiuto, sembrerebbe una foca. Guardate che carina. Sorrighiamo, sorrighiamo, sorrighiamo insieme. Vediamo un po' se è una fochina o una foca maschio. Un altro maschietto, e questo qui si chiama maschio Boris, eccolo qua, c'è scritto anche qui Boris, e qui abbiamo trovato la foca, ma il mio preferito rimane ancora il gufo, non so il vostro. Poi vediamo un po', allora questa qui è un'orca, bellissima anche l'orca, sono proprio tutti carini. Abbiamo gli occhi pucciosissimi, questo è innegabile. Eccola qua, molto carina anche questa. Vediamo se è un maschietto o una femminuccia. Vediamo un po', vediamo un po', vediamo un po', vediamo un po'. Femminuccia! Questa volta è una femminuccia e quindi è Nika, nata il 12 novembre. E poi ci sono appunto tutte le rivistine e i poster sia delle sirenelle. Eccole qua. Sono veramente carine anche le sirenelle. E dei... frizzly, eccoli qua. Se questi erano tutti i prodotti novità di Sbabam, quindi trovate già tutto quanto in edicola, vi lascio tutte le info qui nell'info box come sempre, spero di avervi tenuto un po' di compagnia, vi mando un bacione gigantesco e ci vediamo alla prossima, e grazie anche a Sbabam, ciao!